da scoprire e visitare. Viaggio di TV City al Museo della Marineria Torrese a Piazzale Ferrovia, istituito dalla sezione di Torre del Greco della Lega Navale Italiana. Guidati da Salvatore D'Urso, presidente emerito della Lega, vi raccontiamo la storia e le tradizioni del popolo torrese. È il nostro scrigno, fondato nel 2008 dalla Lega Navale Italiana, che sentiva l'esigenza di comunicare alle nuove generazioni il messaggio culturale marinaresco delle origini storiche di questa città. Il Museo della Marineria è frequentato regolarmente da scolaresche in particolare, che in questi anni hanno avuto l'opportunità finalmente di conoscere visivamente la storia della loro città attraverso filmati storici, attraverso immagini, attraverso strumenti. Questi ragazzini, questi studenti hanno capito, perché sono venuti al Museo della Marineria, le loro storie, quelle dei loro nonni e quelle dei loro padri, che questa città di mare ha avuto in tutti questi anni. E quindi questo è diventato un percorso importante, specifico, per quella che era la cultura marinara della nostra città. Attraverso questo percorso culturale che ci è stato dato e che fa parte del nostro statuto, noi qui siamo l'unica Lega d'Italia, sezione navale, ne sono 269, che ha istituito un museo, che è il Museo della Marineria Torrese, che è specifico, non è il Museo del Mare. Il Museo del Mare è un'altra cosa. In questo museo ci sono specificamente oggetti, filmati, tradizioni che sono stati donati e sono solo della città di Torre del Greco. Con questo museo tu stai portando avanti la tradizione torrese, che è un popolo di marittimi e un popolo di marinai. Il nostro messaggio culturale è quello di far capire a questi ragazzi, a questi studenti, a molti docenti, che chiaramente da dove veniamo, perché solo sapendo da dove veniamo possiamo capire qual è la direzione che possiamo pigliare. Torre del Greco ha bisogno di una crescita culturale complessiva, che non sia soltanto, come ora io spiego, una crescita culturale marinara, ma una crescita civile, una coscienza civile. Che cosa possiamo trovare nei locali di questo museo di unico? Le cose che stanno qui sono soltanto oggetti che sono stati donati da armatori e da torresi, nel senso che la loro unicità è che appartiene a Torre del Greco, ma se poi tra quello che ci è stato donato vogliamo ritrovare delle cose uniche, abbiamo delle mappe lì in cui c'è l'elencazione, mappe che sono visibili, sono da noi. Abbiamo dei libretti di marinai torresi del 1870, voglio dire, queste cose sono uniche. Abbiamo le riproduzioni di coralline, di spugnare. Riproduzione, che è vero che ce ne possono essere delle altre, ma queste sono uniche perché sono viste da studenti, quindi vengono percepiti da di queste cose, non le sa che è la città del corallo, ma non le hanno mai percepite materialmente di che cosa stiamo parlando. Questa è la sala degli attrezzi, dall'altra parte abbiamo visto dei corallini e altri tipologi di barche costruite qui a Torre del Greco, che ne vediamo anche qui esposte su alcune scaffalature. In alto vedete tutti gli attrezzi, questi gli attrezzi che vedete sulle pareti sono realmente stati donati dai cantieri navali di Torre del Greco, sono gli attrezzi del tempo, quelli che hanno costruito realmente le coralline nel tempo in cui sono state costruite. Stiamo parlando di una zona che è ricca di storia, è ricca di tradizioni, che purtroppo i torresi non conoscono, o perlomeno buona parte dei torresi non conoscono. Torre del Greco ha il suo scrigno, che è il Museo della Marineria. È lì che trovate la vera realtà e la storia della marineria di Torre del Greco.